www.maurizioppoli.it. Se vuoi la pensione, non ti resta che fartene una. Questo è lo slogan sulla piattaforma Kainan dei due formatori Andrea Rocco e Fabio Contarin, che saluto. Dice che la quantità di pensionati, anzitutto per il noto problema della demografia, per il calo demografico, è prevista in progressivo aumento. In realtà, più che il numero assoluto di persone in pensione, in quiescenza, quello che bisogna monitorare piuttosto è il confronto tra il numero dei percettori di pensione e il numero degli individui che lavorano. È infatti su questo equilibrio che si basa il principio della ripartizione per assicurare la sostenibilità delle prestazioni previdenziali nel medio e lungo termine. Se si considera il rapporto pensionati over 67 e occupati tra i 18 e i 66 anni, il livello attuale di attesa è del 33%, ma è previsto un incremento di questo dato nel prossimo futuro, arrivando a toccare la soglia del 60% intorno al 2050, per poi stabilizzarsi, sono fonti Istat. Quindi il problema non della quantità, si aggiunge anche il problema della qualità delle pensioni, cioè la quasi totalità delle pensioni è ancora calcolata con il più vantaggioso metodo retributivo, mentre il passaggio verso il contributivo puro dovrebbe concludersi intorno al 2070. Se prendiamo poi il disegno di legge della manovra 2024, infatti prevede la conferma sì di quota 103, che consente di andare in pensione anticipata a 62 anni con 41 anni di contributi, ma anche con pesanti restrizioni per chi vorrà usufruirne. Riceverà un assegno calcolato a seconda del sistema contributivo, non più misto, che è più conveniente, dovrà sopportare tempi più lunghi per le finestre di uscita, ovvero il periodo di attesa per l'erogazione del primo rato pensionistico, 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. Non potrà in nessun caso ricevere un assegno mensile maggiore di 4 volte il minimo, che nel 2024 è circa 2.272 euro lordi mensili. Quindi, ripetendo lo slogan molto efficace, molto così secondo me, che fa riflettere, se vuoi la pensione non ti resta che fartene una. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Se vuoi approfondire per il tuo durante te, e non per il dopo di te, ma per il tuo durante te, quindi per la tua pensione, tutti i vantaggi dal punto di vista sia finanziario che fiscale, contattami, che anche in video call possiamo avere un colloquio e parlare di questo problema che riguarda la tua persona, la tua famiglia e il tuo futuro. Se vuoi la pensione, non ti resta che fartene una. I miei riferimenti sono qui in calce. Alla prossima!